dilapidando l'impostazione unitaria, cioè una sorta di secessione ricchi, l'autonomia differenziata porta a questo, quelli che sono più ricchi diventano più ricchi, quelli più poveri più poveri, il sud è più povero, mentre evento che ha connotato la nostra Costituzione, a cui derivò la vicenda della nostra unità democratica dopo l'assalto al fascismo, era quella della sussidiarietà. Questa sussidiarietà si sta perdendo come cognizione, come valore e come momento per il quale bisogna continuare a combattere. Bisogna combattere in maniera molto decisa e molto importante, soprattutto in questo periodo, quindi respingendo gli assalti, quelli che sono contro l'unità nazionale. L'Italia non è un paese federato, è un paese unito e unico. Ora, quest'anno ricorre il 78° anniversario della Costituzione della Repubblica e quindi di quel 2 giugno del 46, quando nacque la nostra Repubblica, nacque dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e grazie alla lotta contro il nazifascismo, e quindi una lotta che fu una lotta intestina e fu foriera di moltissime lutti, moltissime stragi. Stragi che quest'anno ricorderemo come 80° anniversario, dato che si sono verificate nel 1944. Sì, oggi 2 giugno è importante, come lei dice, per Benevento, per l'Italia, per il Mezzogiorno. Ci auguriamo che il sacrificio di tanti legislatori, costituenti, che hanno scritto, credo, la Costituzione, le pagine più belle, ecco, possano essere ricordati con un nostro impegno, con l'impegno delle istituzioni, affinché si affermi sempre l'unità del Paese, una crescita coesa dove non ci sono 22 velocità regionali che creano differenze nel campo della sanità, nel campo della scuola. Ecco, deve essere questo, non solo garantire i diritti a tutti, quella uguaglianza che richiama la Costituzione, ma soprattutto, voglio dire, deve essere rispettato un Mezzogiorno. Il Mezzogiorno che non cresce l'unità del Paese, ma non cresce la nostra nazione.